Innanzitutto grazie di essere qui. Per noi vedere tutte queste persone è un'iniezione di fiducia, quello che manca agli altri parlamentari dei partiti, la maggior parte, è il fatto che dopo essere stati fino a venerdì lì, tornano sui territori e non trovano un granché. Noi troviamo voi e voi siete la nostra più grande forza per continuare lunedì mattina a riprendere i lavori di dentro. Queste sedie saranno vuote, le piazze, le gazebo, non ci sarà più nessuno, noi non avremo più nessuna ragione neanche di stare lì dentro, perché si romperà il collegamento tra i cittadini e i loro eletti, che dovrebbero essere dei normali portavoce. Diceva Angelo, siamo entrati ormai 9 mesi fa in Parlamento. I primi 2 mesi non sapevamo neanche dov'era la carta per fotocopie. Potete immaginare per me cosa è significato presiedere l'aula di Montecitorio 1 mese dopo essere stato eletto. Già essere stato eletto è stata una cosa pesante, poi sono stato eletto vicepresidente della Camera e non sapevo nulla. Ci siamo messi a studiare, abbiamo cominciato a vedere un po' i regolamenti, abbiamo studiato le prassi. Ho composto uno staff della vicepresidenza che si occupa di tutto quello che c'è da occuparsi su questo tema. Abbiamo preso anche qualche cantonata, ma questo era il rischio di portare delle persone libere, pulite e nuove all'interno del Parlamento. Fino ad ora si era sempre preferita gente d'esperienza che puntualmente il giorno dopo le elezioni non ha mai fatto quello che diceva il giorno prima delle elezioni nei programmi. Gente d'esperienza che puntualmente dopo 3 mesi o cambiava casacca oppure cercava di fregarvi. Questo è quello che almeno ho visto nei miei primi 27 anni di vita, insomma, se poi la metà sono quelli in cui ho avuto un po' di coscienza politica. Vi dicevo, siamo entrati 2 mesi per ambientarci, 3 mesi, poi abbiamo cominciato a cercare quale sia il bandolo della matassa lì dentro. E negli ultimi mesi l'abbiamo capito. E soprattutto l'approvazione della legge di stabilità è stata illuminante, ma qualcosa lo stavamo già percependo qualche mese prima. Abbiamo, il popolo italiano in generale, legge dei rappresentanti. Porta lì all'interno gente del Movimento 5 Stelle, che rappresenta un terzo del Parlamento, ricordo a tutti che siamo 160, e poi ci sono gli altri 2 terzi del Parlamento che sono vecchi partiti. Gli altri si illudono di votare l'uno contro l'altro e poi quelli si mettono sempre insieme, o sottoterra o alla luce del sole come hanno fatto ultimamente. Poi ci sono delle genialate come uno che sceglie di stare all'opposizione al governo nello stesso momento, mandando una parte nel governo e una parte nell'opposizione. Questo perché? Perché tutto si basa sul fatto che devono mantenere degli interessi. Però quello che non traspare, secondo me, abbastanza è che loro non mantengono solo interessi personali. La poltrona, lo stipendio, quella è la mancia che le lobby danno a questa gente per tenerli lì. Il resto dei grandi interessi che queste persone difendono, lo capisci qual è, in occasione di approvazioni come l'approvazione della legge di stabilità, che è la legge più importante dello Stato, perché è quella che stanzia gran parte dei soldi per le varie attività essenziali dello Stato. E in quell'occasione, in queste settimane, fuori alla commissione bilancio, che è quella più importante, centrale per l'approvazione della legge di stabilità, c'era più gente fuori che dentro la commissione. C'erano più lobbisti fuori dalla commissione, seduti là, che scrivevano le modifiche alla legge di stabilità, che parlamentari dentro la commissione che dovevano votarlo. E in una delle tante no, delle tante notti di approvazione della legge di stabilità, la commissione viene bloccata perché una di queste lobby decide che quell'approvazione di quella proposta non gli andava bene. Qual era questa lobby? Sorgenia dell'ingegner De Benedetti, proprietario del gruppo L'Espresso e che comanda a bacchetta il PD. Noi siamo stati tra quelli più pericolosi di questa Repubblica, perché arrivati lì dentro ci siamo messi in testa di registrare tutto quello che succede e tra le tante registrazioni abbiamo acchiappato anche la registrazione di un lobbista che ci dice: io qui nel PD comando io, questi volevano fare un emendamento per bloccare delle pensioni, delle mega pensioni, io sono intervenuto e guarda caso quell'emendamento è stato cambiato. Allora qual è il punto? Il punto è molto semplice: indebolisci le lobby si vendicano e si vendicano con quelli là a cui hanno dato voti e soldi per le campagne elettorali in tutti questi anni. Un esempio, poi concludo.
C'è un nostro parlamentare del Trentino Alto Adige, si chiama Riccardo Fraccaro, l'unico eletto in Trentino Alto Adige. Faceva le pizze per pagarsi gli studi all'università. È uno che ha scritto 3 righe di proposta, di emendamento, e le ha fatte approvare di nascosto, senza che gli altri si rendessero conto di cosa stessero approvando. L'emendamento Fraccaro è un emendamento che blocca i cosiddetti fitti d'oro delle pubbliche amministrazioni, contratti molto spesso senza clausola di recesso, cioè viene eletto un sindaco loro amico, fa un contratto, poi viene eletto quello di dopo che magari vuole eliminare questo spreco, ma i finti dei grandi palazziani non lo può fare. Arrivati alla Camera, decide Riccardo di presentare questo emendamento, viene approvato 12 miliardi di euro grazie a questa proposta approvata in questi giorni, lo Stato potenzialmente può risparmiare eliminando i fitti d'oro. Cosa è successo? Il giorno dopo il proprietario, uno di questi mega palazzinari di Roma, Scarpellini, va al Fatto Quotidiano e sputtana PD e PDL dicendo: qui venivano tutti da me a prendersi soldi e voti, adesso approvano l'emendamento del Movimento 5 Stelle per far saltare i miei affari, venite tutti giù a picco con me. Quello che è successo è emblematico di quello che io e gli altri faremo a gennaio. Io come vicepresidente della Camera sto riorganizzando tutti gli accessi alla Camera dei Deputati. I lobbisti non potranno più entrare, vi assicuro che al piano delle commissioni non salirà più nessuno, se non il personale della Camera e i parlamentari.